Ellis Island è un isolotto artificiale alla foce del fiume Hudson, costruito con i detriti rimanenti dagli scavi della metropolitana di New York. In origine fu un arsenale militare. Dal 1892 al 1954, anno della sua chiusura, rappresentò il principale punto d'ingresso per gli immigrati che sbarcavano negli Stati Uniti. Il porto di Ellis Island accolse più di 12 milioni di aspiranti cittadini statunitensi. Dal 1990 l'edificio ospita l'Ellis Island National Museum of Immigration, che è visitabile utilizzando lo stesso biglietto e il medesimo traghetto, che consentono l'accesso anche alla vicina Statua della Libertà. Il salone d'ingresso del Main Building è caratterizzato da vecchie valigie utilizzate da migranti durante i viaggi verso gli Stati Uniti. Nella sala è presente inoltre la Flag of Faces, un video interattivo dove i volti degli immigrati di ieri, ma anche di oggi, si alternano e compongono la bandiera americana. Proseguendo potrete visitare una mostra dedicata alla storia dell'immigrazione in America, da subito dopo la sua scoperta fino all'istituzione di Ellis Island. Salendo al primo piano troverete la Registry Room, la sala di registrazione, il cuore pulsante dei controlli di Ellis Island. La sala è stata volutamente lasciata vuota. Qui, nel silenzio, il visitatore potrà calarsi nei panni dei migranti che attendevano con ansia il responso dei loro controlli. In fondo, i banchi dove gli ispettori dell'immigrazione interrogavano gli immigrati trascrivendo le loro generalità. Nei film Il Padrino Parte Seconda e Il Nuovo Mondo viene offerto un racconto piuttosto fedele di questi momenti. La visita continua attraverso le stanze dei corridoi laterali del primo e del secondo piano adibiti a museo. Lungo il percorso potrete osservare numerose foto, video, documenti personali e oggetti di vita quotidiana. È possibile inoltre ascoltare le toccanti testimonianze registrate di chi ha raggiunto gli Stati Uniti attraversando Ellis Island. La visita è a tratti commovente, poiché osservando gli sguardi di volti ritratti nelle foto, ci si immedesima nel calvario vissuto da quell'umanità ormai perduta che ha attraversato l'oceano sognando una vita migliore. Appena arrivati sull'isola, infatti, gli immigrati, stremati dal lungo e poco confortevole viaggio, attendevano per ore il proprio turno prima di essere sottoposti alle visite mediche e ai test logici ed intellettuali. Gli aristocratici ed i ricchi saltavano naturalmente questa fase. I medici del servizio immigrazione contrassegnavano sulla schiena con un gesso le persone che dovevano essere sottoposte ad un ulteriore esame per accertarne le condizioni di salute. Chi superava questo primo esame veniva poi accompagnato nella sala della registrazione, dove riceveva finalmente il permesso di sbarcare. I marchiati invece venivano inviati in un'altra stanza per controlli più approfonditi. In molti furono trattenuti dei mesi interi all'interno di Ellis Island. Secondo il vademecum destinato ai nuovi venuti, i vecchi, i deformi, i ciechi, i sordomuti e tutti coloro che soffrivano di malattie contagiose, aberrazioni mentali e qualsiasi altra infermità erano inesorabilmente esclusi dal suolo americano. Tuttavia risulta che solo il 2% degli immigrati sia stato respinto, molti di questi per motivi politici. Per i non idonei era previsto l'immediato reimbarco sulla stessa nave che li aveva portati negli Stati Uniti, la quale, in base alla legislazione americana, aveva l'obbligo di riportarli al porto di provenienza. Il picco più alto si ebbe nel 1907, con oltre 1 milione di persone approdate. Dal 1917 alcune modifiche alle norme d'ingresso limitarono i flussi migratori. Venne poi introdotto il test dell'alfabetismo e dal 1924 vennero approvate le quote d'ingresso per nazionalità. Durante la Seconda Guerra Mondiale furono detenuti ad Ellis Island cittadini giapponesi, italiani e tedeschi. Il 12 novembre 1954 il servizio immigrazione chiuse definitivamente Ellis Island, spostando i propri uffici a Manhattan. Dopo una parziale ristrutturazione negli anni 80, l'isola oggi ospita il Museo dell'Immigrazione. Sul sito ufficiale è disponibile un motore di ricerca che permette di accedere agli archivi di Ellis Island. All'interno del museo è possibile utilizzare a pagamento dei computer per conoscere nominativi, età e provenienza di quanti sono transitati nel corso dei decenni.
un modo per ricostruire le tracce di avi e conoscenti, o semplicemente per immaginare le storie di quanti hanno coraggiosamente affrontato l'eroico viaggio di speranza. Fra i nomi illustri svettano lo scrittore Kipling, il tenore Caruso, il compositore Puccini, ma anche Sigmund Freud, Charlie Chaplin, Walt Disney e Albert Einstein. Prima di ripartire, recatevi sul retro dell'edificio. Potrete godere di una vista su Manhattan e passeggiare lungo l'American Immigrant Wall of Honor, su cui sono incisi i nomi di oltre 700.000 immigrati. Senza dubbio, Ellis Island rappresenta il luogo più emozionante di New York. Durante il tragitto che vi ricondurrà a Manhattan, probabilmente avrete la sensazione di aver visitato un luogo a voi familiare, perché consapevoli che da lì è passata anche la vostra storia.